Siamo a Milano in pieno agosto nel mercato di Via dell'Olio, accanto all'immobile che è stato occupato da oltre 2 anni da un'associazione che ha come nome Aldo Dice 26 per 1. L'Istat l'altro giorno ha detto che ci sono 5 milioni di individui in Italia, italiani, sotto la soglia della povertà, e per povertà si intende anche la mancanza di una casa. E qui dentro si vuol dare una risposta a un pezzo di questo problema. È tutta gente in attesa di assegnazione della casa, e nel frattempo, tra il passaggio in cui la casa non c'è e la casa deve arrivare, hanno una collocazione dignitosa, e quindi le famiglie sono riunite, hanno uno spazio, hanno i servizi, hanno l'acqua, hanno la luce, i bambini escono in ordine. C'è uno spazio sociale che prima era nelle mani della criminalità, perché qui c'erano spacciatori, c'erano i tossicomani di Rogoredo. Una breve ricostruzione di questo immobile, che è nato come casa dello studente, però l'azienda che ha costruito questo immobile è fallito, non è stato mai aggiudicato ed è rimasto così per più di 10 anni, sbaglio? Sì, una decina d'anni. Le 72 famiglie, 72 famiglie che ospitiamo noi sono famiglie in graduatoria ad assegnazione alloggio, quindi comunque un reddito ce l'hanno, però sono famiglie che hanno subito nel corso degli anni tutta una serie di abbattimenti di quello che era il reddito effettivo o il potere d'acquisto su cui potevano contare. Sono tutte famiglie che sono state portate allo sfratto per morosità incolpevole. Addirittura noi qua ospitiamo delle famiglie, una in particolare a cui dopo un mutuo ventennale completamente pagato, quindi appartamento di proprietà, gli è stato espropriato l'appartamento perché nell'ultimo anno, con il poco stipendio che avevano, non riuscivano a pagare le spese condominiali. Lei abita qui? Sì. Posso chiederle in sintesi qual è la sua storia, come è arrivato a vivere qui? Sono arrivato a vivere qua che lavoravo, perso il lavoro. E vivevo con una persona, e non avendo più stipendio, niente, non era casa mia, mi ha cacciato fuori. E non ha il reddito per potersi mantenere? Niente, non c'ho niente, dal 2013 fino adesso campo così. C'è uno sgombero fissato per il 27 agosto e lunedì prossimo, il 13, sarebbe previsto un censimento richiesto dal comune, quindi dall'assessore alle politiche sociali Maiorino. Noi vogliamo credere a quello che qualcuno dice, e cioè che questo censimento serve solo per impedire lo sgombero, cioè il fatto di rilevare che davvero qui dentro ci sono famiglie, bambini, disabili, gente che ha invalidità, gente che non ha reddito, e il comune, piuttosto che metterli per la strada, fa un ultimo tentativo di censirli per dire al prefetto e allo Stato italiano: no, noi non possiamo sgomberarli perché non abbiamo un posto dignitoso per tutti. Forse andrebbe tirato fuori quel coraggio politico che alla vera sinistra manca da anni ormai, cioè quel coraggio di dire no, così non va bene, non ve lo permettiamo. Vi è capitato in questi 2 anni che le istituzioni vi indicassero questo luogo o portassero qui delle famiglie bisognose? Tutte. Questo è un progetto risolutivo. La famiglia viene qua con la sinergia delle tre realtà che compongono il collettivo, che sono Cosciata della Riscossa, che si occupa della gestione fisica. Comitato diritto alla casa individua il problema sul territorio, Unione Inquilini porta avanti tutto il lavoro per risolvere il problema. Quindi una famiglia entra qua con lo sfratto, senza più niente, esce da qua con il sorriso e con le chiavi di casa, come hanno già fatto più di 150 famiglie in 4 anni. Questo segna un po' una contraddizione in questo paese, che è pieno di contraddizioni. Da una parte non vi riconoscono, quindi non vi legittimano riconoscendo il vostro ruolo, ma allo stesso tempo sotto banco, possiamo dire fuori dalla cornice legale, vi riconoscono perché vi utilizzano per risolvere dei problemi concreti. No, neanche sotto banco. Cioè, noi quando nel 2017 abbiamo aderito al piano antifreddo del Comune di Milano, siamo stati identificati ufficialmente come ricovero ufficiale del Comune di Milano per quanto riguarda l'assistenza a 20 senza tetto a sera inviati dal centro aiuto stazione centrale,
E tutto questo è certificato, noi abbiamo i fogli di invio serali di 20 senza tetto a cui abbiamo dato il letto e vitto alloggio per 4 mesi gratuitamente, senza ricevere nulla, cosa che non è successa per tutte le altre associazioni al di fuori di noi. È un servizio che davvero ha una finalità, davvero non c'è un business dietro, davvero c'è solo l'impegno sociale delle persone comuni che sono in grado di dare risposte che lo Stato non può o non vuole dare. Sì, io ho letto stamattina al volantino che c'è questo sgombero futuro in atto, e vivo nel quartiere e ho visto le grandi cose belle che hanno fatto questo centro, e per cui sono molto solidale con loro e con tutto quello che hanno fatto e quello che faranno in futuro, per cui spero che restino qua nel quartiere. Dove va? È la mattina del 13 agosto e sono arrivati i funzionari o impiegati del comune per effettuare il censimento di tutti coloro che abitano ormai da oltre 24 mesi questo immobile e anche per raccogliere la loro storia, come sono arrivati qui, c'è chi ha perso casa, chi non l'ha mai trovata. Siamo con Pifferi Daniele, un residente di questo immobile occupato dall'associazione Aldo Dice 26 per Unio. Fino a 35 anni fa avevo una casa, avevo un'altra vita, lavoravo e tutto, come tutti gli altri, poi si fanno gli sbagli e finisci in strada. Dobbiamo trascriverli. Gli estremi del documento. Siamo operatori della cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi, che è stata incaricata dal Comune di Milano. Quali sono le informazioni che vi occorrono? Cosa chiedete? Dati generali sul nucleo, quanti minori appartengono al nucleo e qual è la loro storia, insomma, e il motivo per cui sono arrivati in questi appartamenti e a che cosa possono, insomma, aspirare, dove possono pensare di andare poi. Il comune quindi vi ha assegnato questo compito, con quale scopo? Raccolta dati, censimento. Quindi al momento non possiamo dire con certezza che questo censimento ha il fine di un ricollocamento di queste persone, insomma, questo non lo possiamo affermare. Non lo posso dire, non lo so. Non lavoro per il Comune di Milano. Il 27 agosto è stato indetto questo sgombero. Che scenario immagini tu? È un scenario un po' tragico, perché con le gare nessuno c'ha da andare in dove depositare la sua roba, da andare a dormire. Io potrò ritornare in strada ancora, ma se ritorno in strada, se riesco a vivere, vivo, se no mi trovano morto, perché con i dolori che ho non posso resistere tanto quanto fa freddo. Quanti anni hai, se posso chiederti? Io, 63. Quello la cosa. Se l'assessore Maiorino dovesse ammettere davanti alla prefettura che non ci sono le condizioni di abitabilità per così tante famiglie, e quindi con l'applicazione della legge Minniti lo sgombero viene rinviato, allora potrebbe succedere veramente il miracolo.
ma ripeto, l'assessore Maiorino dovrebbe dimostrare quel coraggio che ancora non ha dimostrato, non solo nei nostri confronti. Potrebbe essere una buona possibilità di riscatto.